Ospedale di Agropoli, quale futuro? La terza puntata dedicata alla sanità, in onda ieri in diretta su Cilento Channel, ha ospitato il consigliere regionale della Campania, Franco Picarone, nonché componente della Commissione Sanità, il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, presidente del comitato di rappresentanza dei sindaci dell'ASL Salerno, i sindacalisti Roberto Ronca, FSI USAE Salerno e Angelo Rambaldi, UIL Sanità Salerno. Gli intervenuti sono stati chiamati a discutere su varie tematiche, in primis la difficoltà di reclutamento dei medici. Noi abbiamo il concorso già bandito per 52 medici, 10 anestetisti e rianimatori, 10 di medici di medicina e chirurgia d'urgenza, 10 di medicina trasfusionale, 6 di neurochirurgia, 8 di ortopedia e 8 posti di pediatria. Ed è in via di approvazione e pubblicazione un altro concorso stamattina, ne ho avuto notizia, per 65 medici. 12 di urologia, 25 di chirurgia generale, 4 di chirurgia vascolare, 24 di medicina interna. Posti a tempo indeterminato, non è che stiamo parlando di concorsi a tempo indeterminato. Ovviamente non è detto che saranno tutti quanti coperti, perché sappiamo qual è la situazione di penuria anche di medici, però sicuramente i posti di lavoro di medici a tempo indeterminato sono appetibili. E quindi sicuramente genereranno un grande afflusso di medici da qui ai tempi di espletamento del concorso. Uno è una procedura in un atto, un altro entrerà in procedura tra poco, e questo consentirà di poter distribuire sul territorio, quindi anche ad Agropoli, diciamo, le risorse sanitarie e mediche che po potranno consentire di attrezzare l'ospedale. Per le attività Covid sicuramente, come già è, ma sicuramente anche per le attività post-Covid. Quindi io voglio qui rassicurare i cittadini che si sta lavorando seriamente per la sanità della provincia di Salerno e si sta lavorando seriamente per l'ospedale di Agropoli. Il discorso è un altro che fare un concorso di 65 figure professionali o 50, quello che sia, capiterà la stessa cosa che è già successa precedentemente, che nell'ASL Salerno. Sì, no, sono a tempo indeterminato, no, io non metto in C'è una dubbio. differenza, insomma, tra un concorso a tempo indeterminato e un concorso a tempo o un avviso, sono due cose differenti, o per specialisti ambulatoriali, questo tu lo sai meglio di me. Certamente, ma io no, non metto in dubbio. Io però purtroppo su quello che è successo precedentemente, se nell'ambito sud di questi 50, 60 medici ne arriveranno 10, 12, 15, probabilmente in 2 o 3 anni non li rivedremo neanche più, perché abbiamo dei problemi più radicati, bisognerebbe esaminare il problema più a fondo. Io per questo più di una volta ho manifestato l'idea di fare dei concorsi specifici proprio per l'ambito sud, etichettarli, dire servono 20 medici, varie discipline per l'ospedale Vallo Agropoli, e naturalmente fargli un contratto per 5 anni, perché così, come dire, risolviamo per un periodo medio-lungo il problema della carenza dei medici. Non vogliamo ritrovarci come è successo finora, e purtroppo questa è una statistica che possiamo prendere tutti atto. Vedi, per esempio, gli ultimi che sono andati via sono i cardiologi che arrivarono a Vallo e nel giro di poco tempo sono andati via. Quindi purtroppo ne parliamo per fatti compiuti. A me ben venga tutto quello che ho sentito stasera dall'onorevole, se si realizzasse, abbiamo risolto tutti i problemi, se Agropoli decolla, abbiamo la terapia intensiva, benissimo, il Covid non si tocca, quello già sta lì, le sale operatorie se cominciano a lavorare, benissimo, mi fa piacere. È chiaro che al momento noi dobbiamo però riscontrare una realtà un attimino diversa, dobbiamo riscontrare la realtà della difficoltà dei turni proprio nei reparti Covid, in terapia intensiva, in subintensiva, ma anche al punto di primo soccorso, perché la carenza di medici comunque resta, comunque c'è, ed è naturalmente una carenza che viene da lontano. Noi lamentiamo, come dire, un intervento un po' in ritardo, una mancata programmazione. È stato guardato probabilmente più a chi bisognava dare il posto, diciamoci quello che è. Io sono fatto così, quindi mi dispiace, ma le cose le dico. Io voglio prendere per buono quello che ha detto l'onorevole, però vorrei che da parte dell'onorevole venisse fatto un discorso che io non ritengo nemmeno colpevole la regione in questo caso, ma più che altro diciamo la.
la direzione, ma oltre che la direzione, io a volte ho puntato il dito anche contro i sindaci, noi qua abbiamo anche un illustre esponente del territorio, perché gli amministratori locali dovrebbero un attimino confrontarsi di più con la regione e capire effettivamente in un territorio cosa serve. Faccio un esempio: se io ho una richiesta di posti di medicina perché la gente invecchia, che ben venga che invecchia, ma io faccio posti di medicina, non vado a fare posti di chirurgia quando poi li tengo vuoti. E noi sui medici abbiamo un problema di fondo, che non abbiamo le risorse sul territorio. Questo non è, cioè, non è una cosa che risolvo io, non è una cosa che risolve la direzione, non risolve nemmeno la politica, purtroppo. Quindi dobbiamo diventare un attimino un po' appetibili anche per chi viene da fuori, appetibili, di modo che venga a lavorare, si trovi bene, continui a lavorare e porti anche le loro famiglie qua, perché la maggior parte delle risorse mediche vengono da fuori, questa è la verità. Certo, miracoli non ne possiamo fare, però se incominciamo a ragionare e fare rete tutti quanti noi, forse arriviamo a degli obiettivi. Il direttore generale sta lavorando sui concorsi. La legge è anche nazionale, che quando c'è un concorso in essere bisogna chiudere una graduatoria o no, Franco, su altri presidi ospedalieri. Il problema è questo, che il numero chiuso dei medici, i ragazzi che hanno voglia di diventare medici, non hanno la possibilità di arrivare ai loro obiettivi, perché questo numero chiuso ha impoverito anche la partecipazione a chi vuole fare il medico di professione. Tutto questo l'abbiamo pagato, perché noi lo stiamo vivendo, facciamo i concorsi e la gente, oltre non c'era, andare giù non va. Perché non c'è professione, non c'è quella parte di professionisti che sono del territorio. Questo oggi non lo paghiamo a caro prezzo. Creare la rete. Perché non basta soltanto la rete ospedaliera, ma serve anche la rete del territorio. Le due cose viaggiano insieme e quello stanno facendo.
No, volevo far rispondere infatti l'onorevole. Vabbè, io risponderò altre 10 volte e 10 volte vengono dette sempre le stesse cose, allora ci sta un problema, sono io che non riesco a spiegarmi oppure cioè, c'è qualcuno che non intende diciamo seguire. Dai, non accendere polemiche. No, assolutamente. Rispondi. E dovrei ripetere un'altra volta le stesse cose, però quello che voglio dire, io adesso faccio una cosa, ti do quest'atto del 7/10/2021 che è una dichiarazione ufficiale, ne fai copia e la dai ai colleghi sindacalisti che stanno qua. E così, così magari se la leggono e vedono se diciamo è materiale su cui si può fare un lavoro di potenziamento dell'ospedale, secondo me sì. E spiego perché. No, vabbè, io non voglio fare polemiche con voi perché non ho nessuna intenzione, perché però vorrei parlare delle questioni che riguardano i cittadini. No, infatti dobbiamo essere propositivi. Ecco, allora l'ospedale di Agropoli, e questi sono atti, era stato chiuso nel 2013 in attuazione del DCA 49/2013. Però ti prego Franco, aspetta. Non andiamo indietro, dai, No, cose. Voglio tornare indietro. Il presidio ospedaliero poi è stato nel 2016 dal governo regionale, questo, con DCA 33 è stato riaperto. Che cosa è stato fatto? E che cosa è stato definito con questo DCA? Lo abbiamo già detto in televisione. 20 posti letti di medicina generale con relativo organico di medici e infermieri, servizi di supporto quale radiologia e laboratorio di analisi e attività di pronto soccorso che assicura l'accesso ai pazienti di emergenza, urgenza, osservazione, stabilizzazione, cura e trasferimento e inserimento nel DEA di primo livello di Vallo. Dopodiché è intervenuto il Covid. Il Covid è nel frattempo erano stati anche disposti i lavori sono stati ultimati, poi sono stati potenziati con i lavori Covid, nel frattempo sono state fatte le sale operatorie, nel frattempo sono state allestiti i posti di terapia intensiva e subintensiva, cioè quest'atto che io ti ho dato, che nel quale viene detto che di questi posti di terapia intensiva e subintensiva non sono meteore che scompaiono con il Covid, ma saranno destinati stabilmente all'ospedale di Agropoli. Ma questo poi, che facciamo? Facciamo i posti di terapia intensiva, ma facciamo il resto. Intanto poi i servizi sono stati potenziati attraverso destinando ad Agropoli la camera iperbarica. Non solo, ma c'è materia per poter allestire una serie di attività che consentono all'ospedale di potenziarsi nella fase post-Covid, proprio perché questi posti di terapia intensiva e subintensiva diventano strutturali. E proprio perché con il funzionamento delle sale operatorie bisogna allestire ulteriori funzioni. Che cosa ha fatto la Regione Campania nel frattempo? Ha reso possibili le assunzioni, che prima non erano proprio possibili. Perché? Perché la sanità era commissariata. Questo fatto, se uno non lo vuole vedere, non lo vede. Perché oggi se noi volessimo parlare, ammesso che stavamo in epoca Caldoro, per capirci, no, per non fare nome e cognome, nell'epoca precedente, e volevamo dire servono i medici, ma dove li andiamo a prendere? Potevamo fare assunzioni? La domanda è semplice. È chiaro. No, perché? Perché la sanità era commissariata. Chi l'ha fatto uscire dal commissariamento? Un lavoro enorme che ha fatto in primis il Presidente De Luca. Allora, su questo dobbiamo fare chiarezza. Poi, se i cittadini sono scontenti, perché non siamo ancora a regime, ma io prima ho fatto una premessa. Quando sono scontenti sull'emergenza urgenza. Ecco, più io che prima altro, ho fatto. Infatti, ho fatto, non prendiamo più noi, tempo perché, sì, perché volevo. Noi abbiamo portato. Nel merito. Stiamo crescendo come sanità campana, però prima ho fatto una premessa. In Italia nel 2020 sono morte 140.000 persone in più, di cui il 30% per patologia derivante dal fatto che il Covid ha impegnato le strutture sul Covid. Questo significa che tutta la sanità campana nazionale ha avuto problemi ed sono morte persone, non per Covid, ma per patologie cardiache, diciamo di ictus, oncologiche, perché non sono non hanno ottenuto la necessaria perché assistenza. Perché le risorse erano poche in tutta Italia ed erano impegnate sul Covid. Quando parliamo di risorse poche, diciamo ancora che la Campania, come rapporto tra personale sanitario e popolazione, deve ancora assumere almeno 15.000 persone per poter stare alla pari con le altre regioni, perché nel frattempo è stata depauperata di tutte quante le risorse causa commissariamento. Chiarissimo.
E adesso vogliamo entrare nel merito di quello che è appunto successo nella città di Agropoli. Ovviamente faccio una parentesi, di questo non è che ne ha colpa la Regione Campania o il direttore generale dell'ASL di Salerno, perché ovviamente chi dirige la struttura di Vallo Agropoli è il direttore sanitario. Probabilmente neanche il direttore sanitario ne ha conoscenza, ma speriamo che attraverso questo video possiamo dargli la possibilità anche di conoscere quello che avviene al pronto soccorso che è stato inaugurato, insomma, nella città di Agropoli, ma che poi abbiamo scoperto nella prima puntata, detta dell'assessore Rosa Lampasona e anche del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, sia un punto di primo soccorso. Qualche sera fa una cittadina di Agropoli si è recata presso l'ospedale civile ed è successo questo che vi mostriamo. Vergogna e indignazione da parte di una cittadina di Agropoli, Maria Barone, che questa mattina su Facebook ha denunciato quanto le è accaduto. Alle ore 23 del 10 novembre arrivo presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli con la piccola Emma di 3 anni, in fase di disidratazione e poco cosciente, spiega la giovane mamma. 3 medici di servizio, visibilmente infastiditi dalle mie richieste di prestare soccorso alla bambina, mi dicono di andare via perché non c'è un reparto pediatrico e non possono fare niente. Intanto la piccola Emma continua a vomitare anche sull'uscio della porta dell'ospedale. Da qui la corsa in auto sulla statale fino a Battipaglia, la lucidità di rianimare la bambina, di tenerla sveglia e di evitare un collasso. È la storia che Maria, cittadina di Agropoli, ha voluto raccontare come mamma, ma soprattutto come cittadina, per mettere in evidenza che al tanto decantato pronto soccorso dell'ospedale civile di Agropoli non si è probabilmente in grado o non ci sarebbe la volontà neanche di visitare una bambina che visibilmente ha necessità di essere assistita per un banale virus intestinale. Vorrei fare però una premessa. Questo intervento non vuole essere una critica ai numerosi medici attivi sul nostro territorio. La sera del 10 novembre io non cercavo un pronto soccorso pediatrico, ma semplicemente cercavo la guardia medica o comunque una prima assistenza per poter anche capire l'entità del problema, la gravità eventualmente. Tutto ciò non è stato possibile all'opsout di Agropoli, perché mi è stato detto di andar via, di recarmi autonomamente o a Vallo o a Battipaglia, che lì non avrei trovato nessun tipo di assistenza. Anzi, si sono anche meravigliati del fatto che io mi ero recata all'opsout con un tono arrogante, con un tono insomma piuttosto scocciato dalle mie richieste. Io ho portato mia figlia in effetti per un banale virus gastrointestinale, che però nelle prime ore si era manifestato in una forma particolarmente violenta, perché la bambina aveva avuto questo vomito ininterrotto, tremore, insomma momenti di perdita anche di coscienza, perché poi era sfinita proprio da ore e ore di malessere. E quindi cercavo una prima assistenza, anche solo un'iniezione per poter fermare questo vomito. Ho poi dovuto fare una corsa a Battipaglia, dove finalmente diciamo sono arrivate le cure dovute. Sono stati semplicemente controllati i parametri vitali, è stata fatta un'iniezione appunto per fermare il vomito, la bambina è stata tenuta in osservazione per qualche ora, dopodiché è stata reidratata semplicemente con una bustina di sali minerali. Non penso che tutto ciò non era possibile ad Agropoli, non penso che era necessario fare circa 30 chilometri di notte su una statale che è particolarmente pericolosa. Se così è, allora stiamo messi male, stiamo messi molto male. Non c'è stata né la volontà e né la possibilità, da come dicevano i medici, di soccorrere mia figlia.
Maria, possiamo spiegare che cosa ti hanno detto di preciso i medici quando ti sei recata al PSAUT? Mi hanno già vista entrare con la bambina in braccio e meravigliati appunto mi hanno detto cosa vuole, cosa cerca, qual è il problema, e io ho spiegato che la bambina era visibilmente insomma presa da un malessere determinato da un virus gastrointestinale, e mi hanno detto no, qui non possiamo fare niente, non è possibile né fare una radiografia né tantomeno è possibile visitare una bambina, lei non sa che qui non c'è un reparto pediatrico. Allora lì io ho detto sì, so che non c'è il reparto pediatrico, però sapevo che avevamo a disposizione sul territorio almeno la guardia medica. Sono le 11 di sera, non so a chi rivolgermi, non so a chi telefonare, non conosco altri medici. La cosa più semplice mi è sembrata venire qui al punto di primo soccorso. E sono stati irremovibili nelle loro affermazioni, quindi mi hanno invitata ad uscire e a recarmi o a Vallo o a Battipaglia. Non si sono neppure preoccupati di come dovessi raggiungere questi due presidi, se fossi in possesso di un'auto, se avessi bisogno di un trasporto con autobulanza. Con nonchalance si sono seduti nuovamente dietro al vetro di plexiglass. Il lato forse più doloroso di tutta questa vicenda è proprio la mancanza di umanità che io ho constatato, perché nessuno dei tre che quella sera era presente ha guardato in viso mia figlia. Mia figlia continuava a vomitare, stava male e nessuno, diciamo, ha cercato anche di interessarsi minimamente a quello che potesse avere. Quindi voglio dire, al di là di quello che si può fare, di quello che si ha, degli strumenti di cui si ha disposizione, qui manca proprio l'etica di fondo, cioè quella di prestare soccorso a prescindere da tutto, ricordandosi che c'è un giuramento di fondo e che un medico non dovrebbe mai dimenticare. Bene, perché ci abbiamo tenuto insomma a far vedere, a mostrare questa testimonianza? Perché Maria insomma ha subito questa grave carenza da parte del PSAUT, pronto soccorso, insomma chiamiamolo come vogliamo, però questo per far capire la situazione attuale che c'è nell'ospedale civile di Agropoli, quando una persona si reca lì e cerca assistenza. Ovviamente, ripeto, ribadisco, questo potrebbe essere appunto lo spunto che il nostro onorevole, insomma Franco Picarone, possa poi effettivamente da qui interessare chi di competenza per far attenzionare, ecco, questa situazione e capire il perché accade questo. Intanto io penso che voi su questa questione stiate facendo servizio pubblico, perché quando sono venuto stasera mi avete detto questa cosa, poi io immediatamente ho telefonato sia al direttore sanitario, vero, e lo dico in diretta, che al direttore generale, per evidenziare che era successa questa cosa. Nessuno dei due sapeva il fatto. Perché non sapeva il fatto? Perché non è stata nemmeno registrata questa persona al pronto soccorso. Infatti, avrebbero dovuto quantomeno affidarla a un'ambulanza medicalizzata e mandarla a Battipaglia o a Vallo. E secondo me questa cosa è grave, io l'ho denunciata sia al direttore che al direttore sanitario, perché qua riguarda i meccanismi di funzionamento delle persone che ci sono, perché se il compito di questa struttura è fare un punto di primo soccorso per stabilizzare le persone, e quantomeno le attività, diciamo, più elementari vanno fatte e non sono state fatte. Quindi io dico che va approfondita la questione per vedere se ci sono responsabilità. Questo attiene, diciamo, a quelli che sono i profili che riguardano le attività delle persone. Diceva prima bene la conduttrice, si tratta anche di, sono persone che hanno una vocazione, quelle che fanno i medici, che fanno un giuramento, cioè voglio dire, insomma, in questo caso si tratta anche di umanizzare il rapporto con il paziente, insomma, e vedo che
in questo caso qualche perplessità ce l'ho, non giudico perché non conosco i fatti, però ascoltando la mamma, era quella che parlava, ascoltando la mamma e il vostro servizio, penso che sia una cosa abbastanza grave. Questo perché giustamente noi accettiamo che effettivamente in questo momento non possiamo pretendere di più per questa struttura, visto e considerato che c'è il Covid Hospital, ma come detto più volte anche dal Presidente della Regione Campania, che è venuto più volte qui ad Agropoli ad inaugurare insomma il pronto soccorso, ecco, noi vogliamo a gran voce la nostra assistenza, almeno quella che ci è dovuta, perché altrimenti è inutile avere anche un punto di primo soccorso. Perdonatemi, però questo lo dovevo sottolineare. Ecco, oltre al potenziamento dell'ospedale, Franco, partiamo da questo nuovo punto, il potenziamento dell'emergenza-urgenza, perché a volte, per esempio, come è capitato anche nel caso del piccolo Tommy che è morto di Castellabate, quel bambino è morto insomma a seguito di un incidente stradale e a seguito di un arrivo in ospedale in netto ritardo, un'ora e mezza, ecco, che cosa possiamo fare per migliorare la sanità anche in questo settore, cioè l'emergenza-urgenza? Anche perché ad Agropoli c'è una sola rianimativa, quindi ricordiamo anche questo passaggio. Tommaso ha avuto dei tempi lunghi perché la rianimativa di Agropoli era impegnata a Vallo, quindi quando è stata chiamata insomma si è recata subito una medicalizzata, ma ovviamente una medicalizzata sappiamo bene quello che può fare. In attesa dei soccorsi, quindi dell'ambulanza rianimativa, c'è passato insomma, è passato molto tempo. Io non conosco il caso specifico, però ritengo che la nostra provincia, che è una provincia enorme, che ha vaste aree interne, ovviamente deve essere servita da una rete di emergenza di assoluta efficacia. Il problema riguarda la costiera amalfitana, ma riguarda anche le aree interne, il Cilento. È chiaro che alcuni mezzi come l'elisoccorso sono essenziali. Il problema non è avere l'ospedale di Agropoli, qui il problema è portare le persone nell'ospedale giusto. Esatto. Perché voglio dire, anche un problema cardiaco, se vai nell'ospedale sbagliato, cioè ci rimetti la pelle. Bisogna andare all'ospedale giusto, bisogna che la rete di emergenza, anche con le diagnosi di primo soccorso, funzioni tutto in maniera perfetta. Su questo devo dire che si sta facendo un grande lavoro di potenziamento, anche per quanto riguarda la rete informatica. Sono fiducioso che sarà fatto un grande lavoro. Ripeto, noi stiamo lavorando, credo, in maniera abbastanza efficace sulle reti di emergenza, sulla medicina territoriale e sul momento ospedaliero, sia di elezione che di urgenza. E su questo si sta facendo sicuramente un grande lavoro. Molti dicono che l'ospedale di Salerno è un ulteriore, il grande ospedale di Salerno, questa struttura di 400 milioni è un ulteriore servizio che si fa a Salerno. Invece no. Noi abbiamo una struttura lì che deve dare servizi che non possono dare alcuni ospedali periferici, che deve essere a norma, deve avere tutto che funzioni a meraviglia e deve essere inserita, come dice lei, in una grande rete di emergenza che salvi la pelle delle persone. E poi dobbiamo avere servizi effettivi, validi, che servono nelle reti territoriali periferiche. E l'ospedale di Agropoli sicuramente ha un suo destino che la Regione Campania ha voluto rimettere in piedi nel 2016 e che riteniamo vada assolutamente potenziato. Roberto Ronca, prima l'onorevole Picarone diceva che il direttore sanitario De Vita non ne sapeva nulla di questa storia, ma qual è il grado di responsabilità dei nostri insomma, dirigenti locali nel non conoscere insomma, e avere contezza, ecco, di queste criticità in un certo senso? Vabbè, il problema specifico è che il direttore sanitario è informato su tutto, anche perché se non c'è una registrazione di questo caso, in questo genere, è stato tenuto segreto a prescindere. È stata chiusa lì la partita per quanto riguarda i medici in questo caso, pensando di aver risolto comunque brillantemente il problema. Poi è chiaro, in questo caso non si può indicare il direttore sanitario come responsabile. Sicuramente c'è un problema diverso di organizzazione dell'intero presidio Vallo Agropoli, su questo si può ragionare, perché a prescindere da tutte le cose che abbiamo sentito, che io mi auguro che si avverino tutte, compresa la camera iperbarica, anche non domani mattina, speriamo che si avvera tutto. Scusami un attimo, però voglio precisare, altrimenti il direttore De Vita pensa che ce l'abbia con lui. Sì. Io ho detto quali sono le responsabilità, è normale che mi puoi dire non ci sono, no, le responsabilità del direttore oppure ci sono. No, okay. Ecco.
No. Perdonami Gianni, anche future, cioè adesso venendo a conoscenza di questa situazione, voi, ecco, il problema come è che si non comporterà. Era stato registrato, io De Vita non potevo sapere niente, né De Vita né Iervolino. Sì, no, ma infatti perché la mia domanda è... L'hanno saputo da me stasera. Chiedo scusa Franco, perdonami onorevole, io l'ho fatta in prefazione, l'ho detto. Ho detto né Regione Campania né Direzione Generale né Direzione Sanitaria possono avere colpa in questo senso, perché ovviamente non sono a conoscenza di quello che accade. Chiaro. Però grazie a questa testimonianza, insomma, anche loro sapranno di quello che succede nel PSAUT di Agropoli, quindi bisognerà che si attivino per cercare di dare una risposta, almeno per quello che possono in questo momento, alla città di Agropoli, perché è giusto che sia così, visto che abbiamo un punto di primo soccorso, altrimenti poi si parla di missione di soccorso. Lasciando da parte appunto questo caso specifico, per così dire, certo. È chiaro che io in questo momento, come dire, posso fare un'analisi della situazione attuale, di quello che attualmente è il funzionamento del DEA Vallo Agropoli, come ho sempre detto più volte, che è un'unica struttura gestita da un unico direttore, quindi con determinate turnistiche, organizzazioni interne, con tutte le difficoltà, dove appunto vengono fuori tutte queste carenze croniche di medici di varia natura, quindi la turnistica che non si riesce a stabilire, la corsa a reperire a volte anche gli infermieri, anche se ultimamente gli infermieri sono arrivati, è una difficoltà grossa. È chiaro che nell'ambito della difficoltà del DEA principale di Vallo e poi il completamento con Agropoli, molte volte si trascura forse qualche piccolo lato. Nel caso specifico, ripeto, io ho detto prima, se per Agropoli, su cui per questo siamo presenti, domani mattina si realizza tutto quello che sono le progettualità che abbiamo sentito stasera, io mi auguro che venga confermata anche il discorso della camera iperbarica che è stata annunciata precedentemente, è chiaro che una delle prime cose che mi auguro che venga fatta, se a dicembre si va a riscrivere l'atto aziendale, è il reinserimento nella rete dell'emergenza dell'ospedale di Agropoli, così capiamo anche come si viene ricoverati all'ospedale di Agropoli, che in questo momento io ho qualche perplessità, l'ho sempre avuta, perché non riesco a capire come si entra effettivamente nell'ospedale di Agropoli. Questa è una cosa che ancora non me la spiego, anche perché ho qualche dubbio anche come vengono ricoverati i pazienti Covid in questo momento, però questo probabilmente sono io che non ho colto qualche particolare da questo punto di vista. E magari Franco ci promette che la prossima volta magari ci porterà anche il direttore De Vita o Iervolino, così ragioniamo con lui su questa cosa. Franco, l'ultima dichiarazione prima di salutarti, perché deve andare via, anzi ti ringraziamo già da subito per essere stato con noi così tanto tempo. L'ultima tua dichiarazione, noi rimaniamo poi subito dopo a continuare la chiacchierata con gli ospiti. Beh, noi dobbiamo continuare, secondo me, a lavorare come stiamo facendo, lo dobbiamo fare di concerto con i sindaci che hanno le antenne sui territori e che riescono a dare anche dei buoni consigli sulla sanità, quella giusta. Dobbiamo denunciare gli episodi di malasanità o quelli che evidenziano problematicità, perché danno indicazioni essenziali a chi poi decide, sia ai manager delle ASL che alla politica, e dobbiamo continuare a fare il lavoro che stiamo facendo, cioè la premessa che abbiamo posto uscendo dal commissariamento, lo sblocco dei fondi per l'edilizia sanitaria, cioè oltre 1,5 miliardi di euro che è stato possibile anche questo per l'uscita dal commissariamento. Sono cose che ovviamente sono importantissime, e poi il lavoro che possiamo fare oggi grazie ai fondi del PNRR di potenziamento della medicina territoriale. Abbiamo tanti problemi anche di carenza di medici di medicina generale sui territori, dobbiamo organizzarli in rete anche questi per dare servizi primari alle persone, e dobbiamo fare questi ospedali di comunità, riempirli di funzione e metterli in connessione con la medicina territoriale. È un lavoro, la medicina non è fatta solo di ospedali, è fatta, l'ospedale è un momento. Infatti la Lombardia, che era sbilanciata sulla ospedalizzazione, ha avuto grandi difficoltà a gestire il Covid. E questo ci è di insegnamento a tutti per capire che bisogna lavorare su tutti i versanti. Continueremo a lavorare così. Credo che i risultati arriveranno. Ovviamente
Sappiamo anche che in Italia, il motivo per cui poi il governatore si è inventato il concorsone, per esempio nella pubblica amministrazione, in Italia per fare un concorso a volte nella pubblica amministrazione ci vogliono 5 anni, bisogna assolutamente semplificare, sburocratizzare le procedure, soprattutto nella sanità dove occorrono servizi veloci e servizi o c'è carenza di personale sanitario e di medici, bisogna assolutamente accelerare. Quindi su questo il Paese non può più tergiversare. Oggi abbiamo un momento, come dire, di passaggio, che è una grande occasione, quella dei fondi del Recovery Plan. Se noi non lo cogliamo questo momento, anche nella sanità, non tornerà più. Quindi dobbiamo essere capaci di poterlo fare. Abbiamo mezzi, uomini, strutture e soprattutto un governatore attento alle ragioni della sanità in Campania e quelle della nostra provincia. Lo hai appena nominato, e allora vediamo la scheda del governatore Vincenzo De Luca, l'intervento che ha fatto oggi. Ringraziamo Franco Picarone per essere stato con noi e che ci ha promesso di tornare di nuovo in trasmissione prossimamente. Grazie onorevole. Faremo nuovi ospedali a Solofra, a Salerno, al Ruggi, un po' dappertutto. Cercheremo di fare di quello che è stato un nostro ritardo un nostro vantaggio, cioè cercheremo di realizzare strutture ospedaliere all'avanguardia dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista del risparmio energetico. Ma abbiamo soprattutto un'altra sfida, che è quella della medicina territoriale, rispetto alla quale dobbiamo recuperare decenni di ritardi. Dobbiamo realizzare in Campania 140 case di comunità entro il prossimo anno. È un investimento gigantesco. Case di comunità deve significare risolvere definitivamente il problema della medicina territoriale. E qui tanti di voi saranno chiamati a darci una mano, perché lì dobbiamo utilizzare le strutture di prossimità per fare screening oncologici, ancora di più perché abbiamo avuto un ritardo in questi 2 anni, per fare prevenzione, per curare le cronicità, per impedire che tutto si riversi sui pronto soccorsi. È un'occasione unica che non dobbiamo perdere, ma è anche una straordinaria occasione di lavoro per migliaia di giovani medici che potranno davvero prendere in mano il destino della nostra sanità. Il livello di specialistica ambulatoriale pubblica è bassissimo e non è tollerabile. Non è tollerabile. Case di comunità deve significare anche questo, avere la possibilità di offrire ai nostri concittadini prestazioni di specialistica ambulatoriale, radiografie, tutto quello che sapete, in tempi rapidi, abbattendo i tetti di spesa. Ci stiamo lavorando con il massimo di determinazione possibile. Un'ultima osservazione e finisco. Tenete sempre conto, lo dico perché ogni tanto c'è qualche scienziato che si inventa qualche richiesta, diciamo, corporativa di fare l'ospedale sotto casa. L'ospedale sotto casa non si può fare più, perché se no rimbocchiamo la strada dei 9 miliardi di euro di debiti sanitari. Siamo usciti dal commissariamento a dicembre 2019, ma siamo sottoposti a un piano di rientro triennale controllato dal Ministero dell'Economia e della Salute. Qui non è che possiamo darci alla pazza gioia. Noi siamo usciti anche perché abbiamo presentato un piano di rientro credibile. Che sia chiaro, finché ci sto io qui, ci starò a lungo. Non si faranno debiti, mai. Porcherie clientelari, non se ne fanno più, per quello che mi riguarda. Se vogliamo avere credibilità e dignità anche nella interlocuzione. E questo ci serve anche per bloccare la mobilità passiva, non solo dei nostri pazienti, ma anche di tanti giovani medici che si sono laureati, si sono specializzati e poi se ne sono andati a lavorare. Questo non dovrà succedere più.
Ed era il governatore Vincenzo De Luca proprio oggi in conferenza stampa. Allora, sindaco di Candia, vi aspettano tante attività, insomma, soprattutto quella della medicina territoriale e l'ospedale di comunità. Insomma, sembra che dai territori debba partire principalmente il soccorso, principalmente, insomma, delle fasi critiche. O sbaglio? Mi sembra di aver capito questo. Ma a dire la verità, io ho già fatto la precisazione prima, dicendo che gli ospedali diventano forti quando c'è un territorio che risponde. Per poter abbattere i costi di una degenza in ospedale, deve funzionare il territorio. Purtroppo i territori, in questo momento c'è una laguna che è così ampia che purtroppo ci deve far riflettere. Per quanto riguarda i medici di base, non sono in rete, o meglio, c'è una carenza di medicina di base che fa paura. E forse l'ospedale di comunità aiuta a creare un modello nuovo di assistenza. Ma oltre a questo, abbiamo parlato prima dell'emergenza che appartiene al territorio, va riorganizzata. Perché l'emergenza è un fatto importante sul territorio, come pure la prevenzione, che sui territori non c'è, gli screening non ci sono. Allora tutto questo va un attimino fatto una riflessione a voce alta e diciamo come vogliamo partire. La specialistica, che tanto il governatore adesso nella sua dichiarazione ha fatto un passaggio. La specialistica aiuta l'ospedale. Noi, faccio l'esempio di Polla. Polla ha un reparto di neurologia con due neurologi. Uno che appartiene alla specialistica e l'altro è quasi al pensionamento, con 14 posti letti. Forse con il territorio, con la specialistica del territorio, potremmo ragionare su quella specialistica. Se vai nell'atto aziendale precedente, trovi l'unità stroke unit che doveva essere fatta presso l'ospedale di Polla, che non è mai partita, ma perché mancano i medici. E qua Franco Piccarone aveva ragione, perché più volte, prima che Franco Abitabile andasse in pensione, ha più volte avviato avvisi pubblici e altro, ma non c'è partecipazione. Tant'è che adesso hanno messo anche il vincolo sul specializzante, perché noi con il specializzante al terzo anno, al quarto anno potevamo portarlo nei reparti dedicati con la specialistica e poi fargli l'assunzione a tempo indeterminato. Magari creando quell'occasione ai studenti, allo specialista del territorio che aveva la possibilità di rimanere sul suo territorio. Tutto questo è certo, la sanità va pensata e va riorganizzata. Ma questo non significa nella riorganizzazione che noi andiamo a chiudere gli ospedali. Bisogna dare dignità a tutti i territori e assistenza a tutti i territori. Però abbiamo un problema serio, è quello del personale. Sia medico che paramedico, ausiliare, il problema c'è. E forse se può aiutare l'ospedale se il territorio è organizzato bene. Io vorrei fare una domanda invece al sindaco di Candia, siccome lui è un medico rianimatore, giusto? No, io sono un infermiere e lavoro presso la rianimazione di Polla. Bene. Volevo avere il suo parere su quello che è accaduto, ecco, ad Agropoli per quanto riguarda questa ragazza che si è recata al punto di primo soccorso nella nostra città e non ha ricevuto l'assistenza sanitaria. Allora, io la dico con estrema sincerità. Innanzitutto è arrivata una ragazza che ha un problema al pronto soccorso. Penso che il medico che era presente doveva prendere, innanzitutto fare una valutazione clinica in quel momento e dare la possibilità, se il caso era così disperato, doveva essere accompagnata, trasferita da loro stesso. Questo, ma questo a partire, io non conosco i fatti,
No, infatti sono dico stati questo... raccontati dalla mamma, e attenzione, ecco, attraverso ma difatti, la testimonianza. Da quella dichiarazione della non mamma li abbiamo detti noi, li ha descritti fatto, proprio lei. Dico questo, perché se arriva un malato critico, l'operatore, il medico, il dirigente che c'è in quel momento deve prendere atto e caricarsi il problema e risolvere il problema. Se da noi a Polla arriva un politrauma che deve essere trasferito perché non hai la specialistica in loco per poterlo assisterlo, allora noi della rianimazione ce lo carichiamo, troviamo il posto letto e lo trasferiamo noi. Lo stabilizzate perché, ovviamente. Certo, poi lo la prima cosa va stabilizzato, è certo. Va, va in questo capito. Caso si parla di una banale, insomma, no, banale influenza gastrointestinale, quindi non è che andava poi alla fine insomma, trasferita. Bisognava, insomma, quello che poi ha detto la mamma, è stato fatto a battipaglia all'ospedale, vero quello che dice la guardare madre, i parametri vitali e poi eventualmente bloccare il vomito. Se è vero quello che dice la madre, dice qua non c'è la pediatria, ma questo non significa nulla. Perché no, la clinica non c'è qualsiasi la pediatria medica, indipendentemente dalla specialistica di quel momento. Infatti. La clinica è importante, capire qual è il problema del momento, va affrontato e va garantito. Anche perché ricordiamo che i genitori quando si recano in un pronto soccorso, in un PSAUT, insomma in qualsiasi punto di riferimento che possa dare assistenza sanitaria, sono già belli che provati perché hanno i propri bambini insomma che stanno male. Quindi immaginiamo lo stato d'animo di questa mamma che insomma è dovuta andare via da questo presidio ospedaliero e correre sulla sua macchina su una statale alle 23 di notte. E in questo caso insomma diciamo che le è andata bene perché effettivamente poteva capitare insomma qualsiasi cosa. Va bene, io la ringrazio. Ma questo appartiene alla sensibilità dell'operatore in quel momento, capire. Ci auguriamo che non che con la testimonianza insomma di Maria ecco si possa far luce su questa cosa e che presso il PSAUT di Agropoli, come ho detto anche all'onorevole Franco Picarone, che si è interessato immediatamente, questo lo dico pubblicamente perché sono stata presente durante la telefonata, perché io ho espresso subito la problematica e lui non ha esitato a chiamare i direttori per avvisarli di quanto accaduto. Quindi mi auguro insomma che si possa migliorare sempre di più nel nostro presidio, almeno per le prestazioni che ci sono dovute. Posso dire una cosa? L'ho detto prima che tutti i territori devono avere la dignità dell'assistenza, però penso che sia la Direzione Generale che la Regione Campania è investito sull'ospedale di Acropoli e l'investimento non si fa a caso. L'unica cosa che sono d'accordo con quanto detto da lui prima è che i doppioni purtroppo bisogna stare attenti a non crearli, però, ma creare una rete di servizi dove si garantisce e creare la specialistica vera e propria, perché noi purtroppo abbiamo l'ASL di Salerno, l'ASL più grande di territorio. Certo, scusami sindaco, però diceva naturalmente Angelo che forse voi amministratori locali non fate più di tanto per insistere ecco sull'ASL, non partecipate magari, non lo so, ti torna questa dichiarazione? Ma bisognerebbe guarda, fare di più? No, guarda, non è proprio così, non è proprio così. Molte volte le riunioni si fanno e si chiedono gli incontri con il direttore generale per capire, per affrontare le problematiche, però molte delle volte ti manca la materia prima, è quella di andare a garantire il servizio che magari ti manca l'uomo, il medico, l'operatore in quel momento e che purtroppo c'è un problema. Però che i sindaci non sono presenti, è peccato di Dio dire così che non sono presenti, perché qualsiasi sindaco penso che ci mette la faccia e si mette in discussione per essere eletto e quindi e questo ti porta a garantire i territori perché hai fatto un patto con il tuo elettorato di rappresentarlo. Bene, facciamo rispondere Angelo e vorrei anche un suo parere su quello che ha detto De Luca proprio oggi per quanto riguarda gli ospedali di comunità, la medicina territoriale, insomma storielle che ascoltiamo da tempo però insomma non vediamo poi trasformarsi in realtà. Sì, allora, diciamo che non si fa di tutta l'erba un fascio, però sindaco permettimi, qualche amministratore locale è completamente assente.
Però, come abbiamo detto prima, il singolo caso non si può discutere, ma io vi dico che qualcuno è completamente assente, purtroppo. O almeno non è connesso con la realtà della situazione, con la realtà attuale del posto dove lui amministra. Ma a prescindere da questo, io ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto tu, volevo fare un plauso in questo caso al sindaco di Candia, perché è qua presente lui con tutto il resto della commissione, perché finalmente dopo forse 10 anni si ricomincia a parlare di territorio. Allora, il sindaco di Candia è un operatore sanitario, al di là del ruolo poi siamo colleghi, quindi è chiaro che si vede già che è una persona competente, perché molte volte purtroppo ci si ritrova con delle persone ma non competenti, perché non sono giustamente del mestiere, non fanno quel mestiere, non vivono la realtà della situazione. La realtà della situazione è proprio quella che ha detto il sindaco prima. Se noi non partiamo dal territorio, il problema non lo risolveremo mai. Si parte dal territorio, ecco quello che dicevi tu, gli ospedali di comunità, il territorio, ma soprattutto il territorio. Noi, mi ricordo che una volta, anche a livello nazionale, come organizzazione sindacale, avevamo fatto una raccolta di firma per avere l'infermiere di famiglia, per dire, no? Ecco, questa è un'altra cosa che io lancio, perché noi abbiamo i medici di famiglia di base, ma ad esempio non abbiamo, oltre i medici, altre figure, quelle che noi avevamo chiesto già con delle firme, di avere un infermiere di famiglia, perché l'infermiere di famiglia, e il sindaco sicuramente lo saprà come o ancora meglio di me, toglie giustamente ricoveri in ospedale. Perché? Perché noi molte volte ci ritroviamo con delle persone in ospedale che debbono fare delle terapie e non possono farle a domicilio. Quindi se noi riusciamo a lavorare su un buon territorio, quindi la medicina territoriale, noi è chiaro che avremo sempre meno bisogno dell'ospedale, ma con questo non vogliamo, come ha detto il sindaco, chiudere gli ospedali, no, assolutamente, ma negli ospedali vogliamo fare quello che bisogna fare. Noi molte volte ci ritroviamo, io sono un infermiere che lavora in medicina, noi ci ritroviamo con dei pazienti che stagionano da noi, un po' perché non hanno il territorio non funziona e quindi non hanno come fare la terapia sul territorio, un po' perché ci sono dei problemi anche sociali, e noi ci ritroviamo gli ospedali pieni di questa gente e poi magari non abbiamo il posto per chi in quel momento effettivamente ha necessità dell'ospedale. Ecco. Su questo bisogna lavorare molto. Però permettimi giusto un'altra cosa e poi chiudo. Prima l'onorevole Picarone si è un attimino presa, come se la prendono un po' tutti, quando noi rivanghiamo un po' il passato. Ecco, noi non rivanghiamo il passato, noi vogliamo che il passato non ritorni. Semplicemente questo, quindi io capisco che giustamente dice, ma io ho preso in mano adesso la situazione, l'altro sì, pure io, è da un anno o due poi è arrivato il Covid, noi sappiamo tutto quello che sta succedendo, però noi quello che vogliamo, a volte magari possiamo essere pure un po' non offensivi, ma lanciamo la classica frecciatina, ma è semplicemente perché vogliamo che non esigente. Il passato non ritorni il passato. Cioè, se noi parliamo con un cittadino di Agropoli, è normale che lui è stanco della realtà che ha vissuto dell'ospedale di Agropoli. E poi permettetemi un'altra cosa, l'ospedale, un ospedale che si rispetti, ma anche un ospedale che non si rispetti, non si può sentire che ha un pronto soccorso in cui possono ricoverare fino al codice verde, chiedo scusa, magari il giallo. Cioè, che vuol dire? Che si distinguono in colori, bianco, verde, giallo e rosso per la gravità. Se noi possiamo ricoverare fino al codice verde, non è un pronto soccorso. E quindi è inutile. Io non voglio commentare quello che è successo, perché sono singoli episodi e singoli casi, però io vi dico che molte volte mi ritrovo, ricevo delle chiamate da chi lavora proprio nel pronto soccorso di Agropoli, soprattutto i colleghi infermieri, che a volte si ritrovano dei pazienti che non riescono a gestire, perché li triaggiano, li fanno entrare nel reparto, però magari poi viene fuori qualcosa di più grave di quello che loro potessero sospettare, e quindi loro si trovano in difficoltà. Ecco, perché non hanno le attrezzature, perché non hanno la possibilità di trattarli. Quindi noi ci auguriamo per Agropoli un pronto soccorso che funzioni, ma che funzioni con tutti i codici e non solo codice bianco e codice verde, perché altrimenti è un accesso non limitato, ma molto di più. È quasi voler dire il pronto soccorso non c'è. Quasi un ambulatorio.
Non è un ambulatorio, ma un primo soccorso, diciamo un SAUT, un PSAUT, no, non ma più. È stato definito tale, infatti. E difatti cioè, abbiamo più, almeno però, ottenuto questo dopo anni, visto sì, i tanti ottenuto, tagli di inaugurazione per il pronto soccorso. Sì, abbiamo ottenuto un declassamento da pronto soccorso a PSAUT, ma il problema è che la gente. E sa che ad Agropoli, chiedo scusa, c'è un ospedale e quindi si reca in ospedale. Il problema non sono le ambulanze, il 118, perché le ambulanze, il 118 sanno già magari per lo più dove portare i pazienti. Il problema è chi arriva con un mezzo proprio, che si reca all'ospedale di Agropoli pensando che ad Agropoli c'è un ospedale. Quindi su questo bisogna fare un attimino un po' di chiarezza. E infatti ecco perché ci tenevamo insomma a far vedere anche alla presenza dell'onorevole Picarone, che già comunque era informato dei fatti, la testimonianza di Maria, perché la cittadina, giustamente, se sta alle parole anche del nostro sindaco Adamo Coppola, che nella prima serata disse: io sono contento invece che c'è, perché io dissi chiudiamolo a sto punto, sto pronto soccorso, almeno facciamolo diventare tutto Covid, così almeno i pazienti non devono andare a Vallo e poi tornare a Agropoli per essere ricoverati nel Covid Hospital. A questo punto rendiamolo Covid e buonanotte. Intanto lui disse: no, io invece sono contento che c'è il punto di primo soccorso, perché almeno una risposta, se uno a persona ha il mal di pancia, può essere trattato. Meno male, infatti abbiamo visto che vengono trattati, va bene. Per quanto riguarda... Posso... Sì, prego. Vorrei un attimino fare un chiarimento a riguardo di quello che è stato detto poc'anzi. Allora, per quanto riguarda l'assistenza dell'infermiere che va a affiancare il medico di base, guarda, quando parlo di territorio che deve essere riorganizzato, mi riferisco anche a questo. L'ASL paga l'assistenza integrale domiciliare, fior di quattrini all'anno, si chiama ADI, soltanto che non viene utilizzata come deve essere utilizzata. E questo significa l'assistenza integrale domiciliare, che si dà la possibilità a un familiare di stare a casa propria, magari può recuperare, stando in un ambiente suo familiare. Ecco perché dico che il territorio deve essere organizzato e fatto in un certo modo. Poi per quanto riguarda noi ad Agropoli, io sono dell'avviso che gli ospedali non vanno chiusi, vanno potenziati, vanno messe nelle condizioni di dargli un'organizzazione che può utilizzare tutta l'ASL. Deve essere un attimino data la facoltà a tutti i territori che devono assistere. Però sentirmi dire che fino al codice verde io accetto l'ammalato, beh, questo non è così. Perché se ti arriva il codice rosso, hai l'obbligo professionale, morale, di prendere l'ammalato, metterlo in ambulanza dedicata, trovargli il posto e trasferirlo. Non è possibile avere, scusate, PSAUT o SAUT, quando viene chiamato per un'emergenza, arriva il cosiddetto 118, vede la gravità del paziente e lo accompagna. Come pure se in quel momento capisce che è l'infarto, non si ferma più in pronto soccorso, ma va direttamente dove c'è l'emodinamica. Allora il problema è questo, che i direttori sanitari devono incominciare a organizzare i servizi territoriali e ospedalieri fatti in un certo modo. Ecco. La clinica, e chiudo, la clinica è importante che i medici la incominciano. Ti dico un dato solo. L'anno scorso, che c'è stato il Covid, la pandemia, il pronto soccorso di Polla ha utilizzato bensì 850.000 euro di prestazioni solo per la radiologia. Questo lo dimostra che dietro una scrivania, diciamo, facciamo tutte le parti del corpo, però non è che ci alziamo e vediamo. Allora anche questo bisogna rientrare in un ragionamento generale e incominciamo a capire come abbattere i costi e come investirli in termini di tecnologia e altro. Perché se questo è il ragionamento, allora tiriamo fuori un modello della sanità fatto per bene. Guarda, noi ci è andata bene, perché una regione che non era organizzata per affrontare una pandemia, noi ne siamo usciti bene fuori. Certo. Sindaco, questo perdonami, è. Voglio dare la parola assolutamente a Roberto Ronca e poi subito dopo chiudiamo proprio con te, visto che sei al tavolo con Iervolino.
per capire quali saranno le istanze dei cittadini, dei sindacati che porterai a questo tavolo. Prego Roberto. Perché ricordiamo è il presidente ovviamente di questa commissione. Lo abbiamo detto. Io voglio solo, come dire, ritornare un attimino, potrei anche agganciarmi a quello che è stato la conferenza stampa del governatore. Speriamo che si facciano le case di comunità, speriamo che si facciano gli ospedali di comunità, speriamo che ci sia un progetto serio sulla parte sud di Salerno. Io le condividete, Roberto, queste attività? Se si realizzassero, sicuramente, i sogni sono desideri. Io aspetto fiducioso, come aspetto fiducioso l'esito dei concorsi così tanto ben decantati. Io sono a favore, noi dobbiamo assoldare quanto più persone possibile. È chiaro che mi rendo conto anche di determinate altre cose che probabilmente qualcuno trascura. Noi abbiamo un problema di spopolamento, dove nel Cilento purtroppo le persone, ce lo dobbiamo dire, si sono disabituati a venire ad abitare, mentre prima Vallo della Lucania rappresentava, come dire, la capitale del Cilento, dove c'erano tutti i servizi pubblici, dove le persone si spostavano, facevano una scelta di vita, vincevano il concorso, si trasferivano ad abitare. Adesso tutto questo non avviene più. Adesso quelli che tornano nel Cilento sono alcuni dei figli dei cilentani del Cilento, ma molti di loro che hanno vinto i concorsi in tutta Italia il più delle volte non tornano se non per vacanze, ed è per questo che non abbiamo, come dire, quella disponibilità di risorse umane, di medici, di infermieri. Abbiamo difficoltà, questo lo vediamo con tutti i bandi che sono in questo momento in giacenza, che si stanno sviluppando. Noi scorriamo le graduatorie degli infermieri, su 50 5, 6 arrivano tra Agropoli, Vallo, Sapri, Polla probabilmente, ma i più restano a Salerno, a Nocera, Battipaglia, Eboli, anche perché, ma molte volte anche quelli che risiedono in zona vogliono essere quanto più vicini al centro abitato. E questo è lo stesso discorso che si ripercuote anche per quanto riguarda i medici. La scelta dei medici viene fatta sia per un numero, per abitazione, per città praticamente, o anche per prestazioni, per prestigio, per crescita, per carriera. È chiaro che io, se devo scegliere tra l'ospedale di Napoli e venire a Vallo della Lucania, capirete bene che seppure l'ambiente fosse diverso, fosse più adattabile quello di Vallo della Lucania, però è una questione di personale, di crescita personale, sicuramente Napoli mi dà più possibilità di crescita e di accreditamento. Quindi questo è quello che volevo dire prima, parlando l'ho etichettato il concorsone. Io lo so che ci sono varie discipline nelle 60 unità richieste nel concorso da 50, Molte di quelle discipline, ripeto, lo dico ancora una volta, potrebbero servire solo come numero all'ospedale di Vallo per alcuni aspetti, perché noi abbiamo dei reparti con due medici, con un medico, che non so come riescono a reggere i turni di un mese intero. Queste sono quello che sono le preoccupazioni, quello che viviamo tutti i giorni. Purtroppo da questo punto di vista le chiacchiere stanno a zero, le promesse corrono, la programmazione io non è che ne vedo tanta. Io onestamente sono preoccupato per gli operatori che tutte le mattine scendono, vanno al lavoro, si impegnano, rischiano, azzardano, vanno oltre il loro orario, i medici che si prodigano, che a parte forse qualche eccezione, gli inconvenienti capitano, però i medici che si prodigano. È chiaro che da noi invece abbiamo delle altre difficoltà e purtroppo io però non vedo una programmazione che mi possa tenere tranquillo. Io non vedo, non sento, come dire, chi già ha presentato la progettualità per la casa di comunità fatta al distretto di Agropoli, per dirne. Io, ne avete sentito parlare? Io no. Eppure il PNRR se ne sta già parlando da diverso tempo. Il tempo passa. Il governatore ad aprile venne a Vallo della Lucania, disse che c'erano fondi per implementare i dispositivi sanitari, le attrezzature sanitarie, la tecnologia più all'avanguardia possiamo comprare.
Io però non ne vedo di queste programmazioni, non vedo queste grosse gare che potrebbero, come dire, ampliare la nostra dotazione di attrezzature e quant'altro. È chiaro, mi devo pure preoccupare, perché se noi attrezziamo delle sale operatorie l'anno scorso, però non le abbiamo ancora usate, probabilmente l'anno prossimo, quando le useremo, ci potrebbero essere delle attrezzature già obsolete. Oh no. Questo, infatti, l'ho fatto presente nella prima puntata, però mi hanno detto di no, mi hanno risposto di no. No, il tempo non passa. Io non sono un medico, non me ne intendo. Neanche, insomma, neanche io, però se, la mia, però, insomma, se la mia macchina è risaputo. Se la mia macchina è del 2017, il 2021, c'è sempre. Intanto però c'è stato comunque un rianimatore che è stato pagato in Alpi quando le sale operatorie, insomma, sono state inaugurate. Inaugurate. Sì. Però non hanno mai funzionato. Appunto, ci sarebbero tante domande. Ripeto, qualcuna l'ho lanciata all'onorevole, ci sono delle cose inspiegabili. Diciamo che queste risposte ce le dovrebbero dare un po' più gli uomini della sanità, non tanto l'onorevole Franco Picarone, che è stato un po' più tecnico dal punto di vista di questo documento che ci ha fornito, che va a darci una risposta almeno su quello che ci siamo detti sempre sulla prima puntata, dove si metteva in evidenza che non c'era un foglio dove si precisava effettivamente che all'ospedale civile di Agropoli sono stati assegnati 8 posti di terapia intensiva. Con adesso, questo documento abbiamo ottenuto almeno, ecco, questo. Quindi sono dei pezzettini che piano piano vanno a completare il puzzle. Ma noi ce l'auguriamo, tu parlavi di speranza, però sappiamo come è detto. No, io non lo voglio proprio citare, però insomma. Io vedo delle cose estemporanee, però non le vedo legate a una progettualità bella lineare. Perché intanto però sentiamo, se non sbaglio, all'ospedale di Vallo della Lucania 2 milioni di euro per il reparto di malattie infettive per rimodernare questo reparto. Però insomma, lì c'è una programmazione. Lì ci sono degli stanziamenti, veramente ci sono i soldi anche per la sala mortuaria, che se ne parla da diversi anni, che si deve ristrutturare. C'è una certa programmazione, diciamo, messa a budget, programmazione, diciamo, a volte una struttura un po' datata come quella di Vallo della Lucania, bisognerebbe fare una riorganizzazione totale anche degli spazi, bisognerebbe vedere se effettivamente ristrutturare un reparto al sesto o al quarto piano potrebbe essere più utile spostarlo oppure no. Ad Agropoli magari, perché già ad Agropoli. Io per esempio nel pieno del Covid lanciai l'idea di spostare gli uffici del piano terra al sesto piano, perché sicuramente al piano terra veniva più utile avere degli spazi per l'emergenza Covid, e a molti dissero che poteva essere una buona idea, però non fu seguita. Quindi anche nei lavori bisognerebbe fare comunque una progettazione. Certo. Perché, ripeto, sentiamo Angelo Rambaldi se è d'accordo. Manca la progettazione, la progettualità, Angelo. E poi chiudiamo col sindaco di Candia. Sì, un po' di progettualità manca. Molte volte si va avanti un po' per sommi capi, diciamo così. Non posso dire di no a quello che ha detto Ronga, ci mancherebbe altro. Cioè, questa è una cosa palpabile, noi la viviamo tutti i giorni, ecco per questo pure adesso ascoltavo quello che diceva il collega Ronca, perché è una cosa che noi, chi lavora in ospedale, la vive tutti i giorni e si rende conto di questa situazione. Non lo so che dire, ha detto già un po' tutto Roberto, manca sicuramente, manca un po' di organizzazioni, di progettualità. Come possiamo sollecitare, Angelo, affinché si possa fare tutto questo? I sindaci? No, vabbè, al di là dei sindaci, adesso non è che vogliamo puntare il dito su di loro e basta. È chiaro che loro sono gli amministratori locali, sanno già che devono prendersi un po' tutto, quindi si prendono i complimenti, si devono prendere anche un attimino un po' le accuse, ma non sono, ripeto, ancora una volta, le nostre non sono delle accuse. Noi vorremmo non ricadere nel passato, non vogliamo rimangare il passato, vogliamo andare avanti, vogliamo guardare questa nuova appunto progettualità che si sta dando anche per quanto riguarda il territorio, e come ho detto prima pure con l'onorevole Picadoni, io spero che tutto quello che ha detto lui venga portato avanti. Spero che il sindaco di Candia, come ci ha detto prima, si riesca a costruire un po' questo che io chiamo un po' ospedale territorio, questa relazione fra ospedale e territorio, perché è necessario, è fondamentale arrivare a questo punto. Per quanto riguarda il resto, è inutile voler lanciare
la freccia addosso all'uno, addosso all'altro. Diciamo che siamo un po' tutti responsabili, dobbiamo metterci tutti del nostro, sederci a un tavolo, ragionare e cercare di fare le cose. Io sono contento che prima su una cosa almeno mi abbia dato ragione, non che su altre non l'ha fatto, ci mancherebbe altro, il sindaco di Candia sul fatto dei doppioni, quindi questo mi fa molto piacere. Cerchiamo di non creare dei doppioni soprattutto e cerchiamo di far funzionare la sanità, anche perché noi partiamo dal presupposto che purtroppo la sanità è una cosa che rispetto a tutte le altre si vive sulla pelle delle persone, quindi è difficile. Difficile poi lavorare in sanità, è difficile dare delle risposte per chi si trova nella situazione di dover dare le risposte che poi siamo noi i terminali, soprattutto i colleghi che lavorano di più, che lavorano a contatto tutti i giorni con il paziente. Certamente. Allora chiudiamo con il sindaco di Teggiano, nonché presidente del comitato di rappresentanza dei sindaci, che si siede appunto con Mario Iervolino intorno al tavolo dell'ASL Salerno per portare le istanze dei cittadini. Sindaco, sarai sempre attento alle nostre istanze. Prossimo incontro? Infatti vorrei chiedere il prossimo incontro. Se già c'è una data? La data ancora non c'è, però io la settimana scorsa ho incontrato il direttore generale, abbiamo parlato per tante problematiche che ci sono all'interno di tutta l'ASL. Però andrei un attimino, voglio fare una chiarezza. Per quanto riguarda le attrezzature, guarda, purtroppo vi devo smentire, perché c'è purtroppo la burocrazia che c'è per poter acquistare ecografi, risonanze, TAC e così, c'è una burocrazia che fa paura. E vi posso garantire che il direttore generale su questo è molto attento. È molto attento. Dovete pensare che c'è una gara d'appalto per le ambulanze, per diversi ospedali, e un anno e mezzo che ancora non siamo riusciti a chiuderla. Ma come quella, le gare per l'ecografo, i monitor per l'unità coronarica di Polla e rianimazione, è da un anno e mezzo che non si riesce ad andare avanti. Ma non è che è colpa dell'ASL o del direttore generale che non vuole investire, no, è la burocrazia. Poi non dimentichiamoci, perché se il personale manca, sia il personale sanitario, ma manca anche il personale all'interno degli uffici amministrativi, non vi pensate che è tutta rose e fiori quelle che gira in mezzo alla strada. Detto questo, allora io vivo la sanità da 35 anni. Prima che facessi il sindaco, da 20 anni, ho fatto il sindacalista nell'RSU. Quindi conosco bene tutti i meccanismi. Ah, sei un ex sindacalista, sì, quindi un vostro collega. Lui mi conosce bene. Il problema di fondo è questo. Io vorrei mettere all'impiedi un modello diverso, nel senso, visto che sono stato votato da tutti i sindaci dell'ASL, partendo da Nocera a Sapri, sono stato bloccato un pochino per la campagna elettorale, sono stato bloccato anche dal Covid che non siamo riusciti, ma vorrei fare un incontro su tutti i presidi ospedalieri per capire quale sarà la proposta che dobbiamo portare al tavolo dell'atto aziendale. Questa è una notizia, perché questo, la mandiamo perché, domani nel telegiornale. No, io lo dico, seguiremo. Lo dico convinto questo, perché solo così si possono capire l'istanza di ogni territorio e che cosa vogliamo chiedere e dove vogliamo andare. Anche se abbiamo le risorse, non è che sono chissà quante risorse, però incominciamo a fare una programmazione seria e vediamo il territorio come lo dobbiamo mettere a giro insieme all'ospedale, anche perché io su questo sono fiducioso, perché non perché io sono un De Luchiano, ma no, io apprezzo il presidente della regione Campania, l'apprezzo con tanta perché ritengo che ha dato una risvolta all'interno della regione Campania. Certo. Ha preso tante situazioni in mano che erano incancrenito, sanità, ambiente ed altro.
Va bene. Però teniamo una grossa... Perché voglio fare queste riunioni? Arrivo e chiudo. Voglio fare le riunioni con ogni presidio, chiamando i sindacati soprattutto al tavolo, insieme al direttore sanitario, perché l'appuntamento che abbiamo di fronte a noi si chiamano PNRR. Esatto. Su questo aspetto dobbiamo programmare. E poi c'è un'altra chicca, che questa è una chicca importante, è l'area interna. Ci sono soldi all'interno che vengono, sono stati già investiti dallo Stato per le aree interne, dove in questa organizzazione c'è anche la sanità. Però, Sindaco, bisogna muoversi presto. Ad oggi noi non conosciamo date, non conosciamo intenzioni. Ma il problema è uno solo, tu tieni presente che il Covid comunque ha rallentato tante cose. Oggi pensavamo che ne eravamo usciti, ma sembra che la quarta ondata sarà peggio di prima, perché il problema è che i cittadini non hanno capito che il vaccino è importante. Certo. Se vogliamo immunizzarsi, vogliamo tutti quanti immunizzarsi, bisogna farsi il vaccino. È chiaro. Raffaella, saluti tu? Bene, no, io volevo fare soltanto una parentesi e poi chiudiamo per quanto riguarda quello che abbiamo detto questa sera. Noi non ce l'abbiamo assolutamente con l'ospedale civile di Agropoli, anzi, noi stiamo combattendo per farlo potenziare, per farlo definitivamente aprire. Noi stiamo portando appunto la voce del territorio, dei cittadini, in queste dirette per far capire quali sono le problematiche. Io in prima persona ringrazio tutti i sanitari che sono all'interno della struttura dell'ospedale civile di Agropoli e anche del Covid Hospital, che danno una grande mano al territorio. In quel punto di primo soccorso ci sono dei medici, degli infermieri che svolgono il loro lavoro davvero con grandi sforzi. Ovviamente non possiamo fare tutto in erba un fascio, quindi questo sia chiaro, non siamo contro l'ospedale civile di Agropoli, anzi noi ci battiamo per farlo riattivare così com'era nel 2013. E se facciamo questo è proprio perché vogliamo che questa città abbia una struttura ospedaliera degna del nome che porta. Io ringrazio Gianni Petrizzo, ringrazio soprattutto i nostri ospiti, Roberto Ronca, del FSI USAE Salerno, Angelo Rambaldi della UIL Sanità Salerno, il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, nonché presidente appunto della commissione dei sindaci che siedono al tavolo con il direttore generale dell'ASL Salerno Mario Iervolino, che insomma questa sera ci ha fatto delle promesse, quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni si concretizzino e ve ne daremo ovviamente notizia poi nelle prossime trasmissioni. Ringraziamo Don Bruno Lancuba che gentilmente ha concesso la sala. Ringraziamo in regia André Giaccio e Gerry Giaccio dagli studi di Cilento Channel che seguono lo streaming per la diretta. E naturalmente... Ringraziamo anche tutti i ragazzi del gruppo comunale di protezione civile che sono sempre presenti, io ci tengo a farlo perché sono ogni lunedì con noi fino al termine del nostro programma per assisterci e per insomma visionare eventualmente le persone che entrano qui nella sala, perché ovviamente è una sala aperta al pubblico, se hanno il Green Pass o meno per quanto riguarda ovviamente le disposizioni anti-Covid-19. Grazie ancora ragazzi per il vostro lavoro e grazie anche a tutti i telespettatori che ci che non sono venuti, ovvero ancora una volta abbiamo tentato più volte di invitare il direttore generale Mario Iervolino dell'ASL Salerno, il direttore sanitario del San Luca di Vallo della Lucania, grazie ancora, e poi a tanti altri politici locali che oggi qualcuno forse ho visto insomma in sala, ma non tutti poi sono venuti. Grazie e buona serata.